schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch sia per fare soldi che per mettere la BMX dentro la base operativa. Allora, per fare questo glitch avete bisogno di un amico e fatele una sessione sola in video, così non ve rompe il cazzo nessuno, anche se voglio dire alla fine non c'è niente di che. Allora, il primo passo che dovete fare ragazzi è andare su impostazioni della Wenger, guardate bene il video, e mettere accesso al veicolo nessuno. In questo modo il nostro amico, quando noi usciremo dalla base operativa, verrà buttato fuori dalla Wenger. Dopo aver fatto questo passaggio dovete tornare un'altra volta sulle impostazioni della Wenger e mettete accesso al veicolo, accesso alla Wenger, tutti, in maniera tale che il vostro amico possa risalire sulla Wenger. Dopodiché premete la freccia a destra e entrerete nella base operativa. Quindi aspettiamo un attimo. Vedete che il chi mi sta aiutando sta salendo nella Wenger e torneremo nella base operativa. Una volta tornati nella base operativa, ragazzi, siamo pronti per fare il glitch. Allora, ci sono 3 o 4 tipi di questo glitch. Io ho voluto portare questo perché è quello che mi sembra più semplice, anche perché gli altri mi sembrano abbastanza complicati. Però se non dovesse funzionare proverò a portare anche gli altri. Allora, a questo punto ragazzi, scendete dalla Wenger perché vi butterà fuori sia voi che il vostro amico. E una volta che siete dentro, tornate un'altra volta alle impostazioni della Wenger e mettete nessuno. Ragazzi, il vostro amico salirà nuovamente sulla Wenger e a questo punto voi che cosa dovete fare? Il vostro amico deve preparare un'attività recente, come vedete nello schermo in alto a destra. Voi vi dovete preparare il chiudi applicazione. Quindi il vostro amico avvia l'attività recente e si ferma su quella schermata. Voi premete la freccia a destra e vi fermate su esci dalla base operativa. Immediatamente ragazzi premete X per uscire dalla base operativa, tasto PS lo tenete premuto e fate chiudi applicazione. Deve essere molto veloce ragazzi. Quindi a questo punto riavviate GTA e aspettate che il vostro amico vi inviti a giocare, insomma, no? Vi farà un giochiamo insieme ragazzi. Guardate entrambi gli schermi, l'ho messi apposta, non mi spicconate la minchia perché oggi mi avete già rotto il cazzo abbastanza, non parlo parlo in generale. Quindi una volta che ci avranno invitato andremo a rientrare nella sessione ragazzi. Rientreremo nella sessione, se tutto sarà andato bene il nostro amico sarà buggato nella Wenger. Allora ragazzi, una cosa ci tengo a precisarla però: voi state lì e guardate semplicemente i video, io li edito. Un video del genere mi ha richiesto molto ma molto tempo, una volta perché non salvava, una volta perché c'ho avuto un problema, una volta perché ce n'ho avuto un altro, e quindi non tollero che mi si rompano i coglioni. Questo lo dico, chi vuole rimanere sul mio canale rimane sul mio canale e aspetta i video, chi non vuole può andare liberamente a fare in culo dove cazzo gli pare. Che sia chiaro, da che mondo è mondo, quando si comprano le BMX non vanno nei garage ma restano nella rastrelliera e quindi non si può metterle in un garage. Lo sanno anche i bambini, lo sanno i bimbi di un anno, lo sanno. Quindi è inutile che mi continuate a commentare. Se io sotto un commento ho scritto se l'avete in un posto auto la potete mettere nella base operativa, se non l'avete aspettate il video,
È inutile che continuate a commentare, no ragazzi? Ci arrivate da soli? Leggete i cazzo di commenti di merda? Ok, proseguiamo. A questo punto il nostro amico è buggato nella Wenger, lo vedete. Come sempre, dovete fare lo stesso metodo di sempre. Avviate una missione, start, online, create da Rockstar, attività, insomma, come cazzo vi pare a voi. Missioni, un lavoro da titano, entrate dentro a un lavoro da titano e il vostro amico qui andrà a unirsi dal party. Quindi prenderà e si unirà a voi dal party. Farà un partecipa a sessione. Quindi noi ci metteremo sulla schermata nera. Noi che stiamo facendo il glitch ci metteremo sulla schermata nera, nella schermata di uscita, mentre il nostro amico attenderà qualche istante prima di premere, poi premerà cerchio e poi XX. Si sbaggerà e tornerà nella base operativa, se avrete fatto tutto bene ragazzi, ovviamente. Quindi a questo punto, una volta sbaggato, saremo pronti a fare il glitch. Qui che cosa dovete fare? Vedete che l'amico è invisibile sulla mappa, ragazzi. Quindi qui che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere e andare alle auto. Allora, in primis, con questo glitch io sto mettendo una BMX dentro la base operativa. Però voi potete anche fare la duplicazione. Allora, per fare la duplicazione che cosa dovete fare? Fuori dalla base operativa dovrete avere una LGRH8. Invece, per mettere la BMX dentro la base operativa dovrete avere una BMX fuori dalla base operativa. Ma adesso passiamo a farlo il glitch, che è meglio, perché tanto mi sa che non se capimo qua. Io, siccome non ce l'ho la BMX, però ce l'ho nel garage qui vicino, vado a prendere la BMX, ragazzi. Allora, innanzitutto dovete avere una BMX in un altro garage e un'auto da sacrificare nella base operativa. Io qui vado a comprarla l'auto perché non ce l'ho. Quindi mi compro la LGRH8 e la metto nella base operativa. Avrei potuto sacrificare anche il Caracara, perché tanto è, però era distrutto, quindi poi preferisco fare così, almeno capite meglio, eh? Quindi a questo punto mettiamo una LG nella base operativa, la dobbiamo avere, una LG, una Faggio. No, una Faggio no, una LG, ragazzi. Dovete sacrificare una LG perché la Faggio non, il vostro amico non potrà guidarla. Prendete la BMX e la andate a mettere fuori dalla base operativa, ragazzi. Lasciate la BMX fuori dalla base operativa e siete pronti per fare il glitch. Come ho già detto, ragazzi, se non dovesse funzionare questo metodo a qualcuno, ma tanto ci sarà sempre qualcuno che non gli funzionerà qualcosa, e domani vi porterò qualche altro metodo, però domani, perché oggi mi sono veramente stressato i coglioni solo per fare sto video. Intanto sicuramente troverò pure gli stronzi che mettono dislike perché non apprezzano un cazzo, quindi automaticamente per oggi ho chiuso. Dovevo fare anche un contest di Netflix, ma non lo faccio perché mi sono proprio rotti i coglioni. Quindi a questo punto che cosa dovete fare? Andate nell'auto che dobbiamo sacrificare, in questo caso la LGRH8. Speriamo che sia arrivata. Eccola lì in fondo. Saliamo sulla LGRH8 e aspettiamo che l'amico arrivi vicino alla nostra macchina, insomma. Quindi quando l'amico arriverà vicino l'auto e premerà il tasto triangolo, giustamente a debita distanza, tipo così,
terrà premuto il tasto triangolo per entrare nella nostra LG RH8. Noi, come tocca la portiera, dobbiamo scendere, ragazzi. Quindi a questo punto passerà al posto di guida e andrà a posizionare l'auto tra i due vetri, tra la rampa che si trova in basso. Ragazzi, ci ho la nausea di sto glitch, per quante volte l'ho spiegato e la gente continua ancora a non capirlo sto glitch. Io non lo so, come se avessero cominciato ieri a giocare a GTA. Qualcosa di allucinante, io non lo so, ragazzi. Vedete i glitch ed è il giorno dopo già vi siete scordati. Boh, non capisco, guarda, non capisco proprio, ragazzi. Vabbè, comunque sia, lasciamo perdere, perché sennò mi girano i coglioni oggi veramente. Mettiamo l'auto qui e cerchiamo di creare una situazione di teletrasporto come sempre, ragazzi. Allora, premetto che io non ce l'ho con nessuno, non ce l'ho con nessuno, però capite anche me, io sto qui, sto a far video, non sto a pettinarne bambole e non sto nemmeno a leccare le padelle, ragazzi, sto qui a far video per voi, quindi cercate di apprendere in maniera decente sti glitch. Quando vi siete curati che il personaggio si teletrasporta nel veicolo, allora siete pronti, dovete premere X e triangolo insieme contemporaneamente. Come avete visto, fa un lag, vi fa apparire un microsecondo nell'auto, dopodiché uscirete fuori con l'auto. A questo punto dovrete rientrare con la stessa auto che siete usciti e quest'auto diventerà una BMX che avrete nella base operativa per poter fare il glitch da soli. Questo è l'unico modo per poter mettere la BMX nella base operativa. Quindi, una volta fatto questo, avete il tutto, ragazzi. Potrete fare il glitch da solo, potete fare il glitch per duplicare la BMX e tutto il resto. La BMX, come vedete, sta qui, io ne ho anche un'altra. Allora, l'abbiamo sostituita con la LG con cui siamo usciti. Sostituitela con quella, perché potreste altrimenti rischiare di buggarvi il posto, ragazzi. Come vedete, la BMX sta qui. Quindi buon glitch a tutti, ragazzi. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.